Seconda della Pro Patria causa la squalifica per dare avvio al match che arriva in questo momento. Il pallone viene subito giocato dalla Pro Patria, il Rosano dalla ricerca di Patria che prova a spostare Gambi, riesce a saltare l'avversario, quindi bello risposta di Sabino, il pallone rimane lì, il tiro si è aperto per lui, deve rincorrere, riesce a tenere il campo, si torna per il cross, chi arriva verso il secondo palo, lo ordina Nico, il cross è in conclusione, pallone alto in casa la Calat che prova a prendere la pelata anche il tessuto sai che forse davvero ci sta anche, arriva il fischio del signor Villa, parte per la Pro Patria, quello del numero 9, Sean Packer. Esecuzione perfetta, si butta dalla parte opposta e arriva il vantaggio Bustocco, minuto numero 33. In questo primo tempo Packer porta in prendendo il punto di battuta, arriva il tiro del direttore di gara. E arriva il pareggio della Brunoleffe al 37esimo minuto, pareggia Giorgione con un grandissimo calcio di punizione. Per Brunoleffe ha pareggiato il numero 17. Conclusione di Giorgione che batte Magan per 1-1. Il cross dentro a mettere il pallone per un momento di batte l'atto di testa. Adesso continua a giocare con la lancia. Per l'Albino Leffe ha segnato il numero 22 Manconi. Parker che prova a spizzarla, il colpo di testa giù la Polacca in uscita di Sabino. Il fischio del direttore di gara parte la signor Villa, intanto la conclusione con la tutta la vita di Sabino. Il fischio della termina la partita con la vittoria dell'Albino Leffe per 2-1 sulla Pro Patria.